Buonasera, ore 21, puntuali come sempre per un nuovo appuntamento di replay dallo studio centrale di TV6. Saluto subito in studio con me Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, In regia buonasera a vado a tutti. salutare Maurizio Daguì. Buonasera Maurizio. Dunque inizia il momento verità di questo campionato di Serie B. Inizia il Tour de Force domani per il Pescara in 14 giorni, 5 partite per tentare la grande rimonta. Si inizia domani alle ore 14 contro l'Entella. Tra poco Andrea Costantini ci darà subito le ultime news dopo l'allenamento di oggi pomeriggio, dopo il risultato dei tamponi. Saluto subito i primi ospiti collegati con noi. Vedo Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Ciao, Buonasera buonasera. Francesco Ciao. Di Francesco, buonasera Francesco, Buonasera a buonasera te, salve a anche tutti. a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, e vedo subito Buonasera a te, a tutti, grazie. collegato una vecchia conoscenza degli sportivi pescaresi, ormai un pescarese acquisito, l'ex difensore biancoazzurro, Mirko Taccola. Buonasera Mirko, ben ritrovato, come stai? Buonasera a voi. Bene, grazie, molto bene, Sempre nonostante uguale, tutto sempre quello che sta giovane. succedendo. Sempre giovanissimo, quindi ci fa piacere rivederti in grande forma. È l'area di Pescara. Bravo. Allora, iniziamo da Andrea Costantini perché oggi intanto ci sono due posticipi in Serie A, uno è terminato, uno è in corso di svolgimento. Andrea. Sì, si infiamma la lotta Champions con la vittoria del Napoli a Torino per 2-0, un risultato che complica invece i piani di salvezza del Torino di Nicola con le reti di Bakayoko e Osimhen nel primo quarto d'ora. La squadra di Gattuso si è imposta, gara iniziata alle ore 18:30. Iniziata da poco invece Lazio-Milan, siamo al quarto d'ora del primo tempo, Lazio avanti 1-0 con la rete al secondo minuto di Correa. A Ecco te. Andrea, siccome ci sono tante notizie inerenti al Pescara, vogliamo dare le principali. Anzi, facciamo una cosa, partiamo dalla notizia che a livello nazionale è rimbalzata e riguarda anche il presidente Gravina. Perché oggi c'è stato Consiglio federale dopo le polemiche relative alla Superlega, oggi in Consiglio è stata votata la norma anti-Superlega. E quindi tutti quei club, dice questa norma, che tutti quei club che aderiranno a competizioni privatistiche come la Superlega e comunque non riconosciute da Federcalcio, UEFA e FIFA, ebbene a questi club sarà revocata l'affiliazione e quindi di conseguenza non potranno partecipare, chi ha titolo ad iscriversi in Serie A non potranno partecipare al campionato di Serie A, appunto sarà revocata l'affiliazione. Poi Andrea ti chiedo i tamponi, tamponi in casa Pescara, le novità. Beh, una bella notizia arriva da Damir Seter, l'attaccante colombiano, che ha avuto un primo tampone negativo. Non basta, servirà un tampone di conferma. Domani ci sarà un altro ciclo di tamponi per tutta la squadra. Qualora dovesse essere confermata la negatività, non sarà a disposizione per il match di domani contro l'Entella, ma sarà a disposizione per la gara di Cosenza. Al momento questo è Mancini l'aggiornamento. invece è tutto a posto. Mancini invece è tutto a posto. Regolarmente convocato e a disposizione, potrebbe anche scendere in campo, chissà, dal primo minuto, vedremo insomma poi quali Dopo ci saranno le darai scelte le di Grassadonna. notizie sulla formazione, su cosa hai Certo. in mente Grassadonna. C'è un'altra notizia relativa alla società che ha acquisito un Sì, questa è una campo. notizia importante, era un po' nell'aria, c'è anche un comunicato che è stato diramato, possiamo vedere anche delle immagini perché lo stadio Ughetto di Febo di Silvio Marina sarà la nuova casa per gli allenamenti del Pescara e si legge nel comunicato, c'era appunto un bando da parte del comune di Silvi, in virtù della maggiore offerta economica proposta, la Delfino Pescara ha avuto la meglio sulle altre realtà in gara e per i prossimi anni sarà impegnata sulla gestione del centro sportivo che vede al momento due campi di calcio regolamentari, uno in sintetico, l'ex antistadio per chi conosce la realtà di Silvi, e uno in erba naturale, il campo principale, ma che nell'immediato futuro vedrà sorgere nuove infrastrutture per rendere al meglio le potenzialità dell'impianto che ospiterà la prima squadra della Pescara Calcio. Non solo prima squadra, prosegue il comunicato, il centro infatti sarà arricchito di eventi quali tornei, campus e molte altre attività legate al mondo dello sport e al calcio giovanile, fornendo anche una concreta Quindi si possibilità. lascerà il Poggio degli Ulivi?
questo è un interrogativo, vedremo insomma se, visto che si è parlato anche di recenti polemiche con la proprietà della ProSport relativa al Poggio degli Ulivi, dovremo capire se poi questa acquisizione della gestione dell'impianto di Silvi poi comporterà l'abbandono totale del Poggio degli Ulivi o se lì sarà fatta una parte delle attività inerenti le squadre del settore giovanile. Va bene, dopo questa sequenza di notizie ci darai più tardi le novità sulla probabile formazione. Certo. Ripartiamo dalla classifica della Serie B, campionato che per le altre squadre riprenderà sabato, tutte le partite saranno disputate alle ore 14. Allora, in coda abbiamo, ricordiamo, l'Entella con 22 punti, il Pescara con 28, Reggiana 31, Cosenza 32, Ascoli 37, Frosinone 40 punti, poi Vicenza e Pordenone 41. Il Pescara domani recupera con l'Entella e poi domani si gioca anche per l'alta classifica la partita Empoli-Chievo. Allora, primo giro con i nostri ospiti, tra poco sentiremo subito Grassadonia. Totò, allora si riparte, siamo arrivati al momento verità, perché 5 partite in 14 giorni sono fondamentali per questa stagione, dopo quanto è avvenuto, perché il Pescara quest'anno non si è fatto mancare nulla. E che sensazioni hai, cosa temi e perché sei eventualmente fiducioso? Ma guarda, praticamente è come se si facesse un altro campionato, voglio dire, c'è tutto quello che è successo prima, adesso quasi non conta, ci sono queste 5 partite per capire se il Pescara può arrivare o no. È veramente, credo, una situazione senza precedenti, vorrei dire, anche in altri momenti Pescara magari rischiante. Se dovessi pensare al Pescara che abbiamo visto prima del Covid, sarei comunque ottimista, perché nel senso che sarebbe comunque una squadra in grado, a mio avviso, quel che abbiamo visto nell'ultima del campionato di giocarsi con altre squadre che insomma non è che stiano tipo appunto Cosenza, giusto il problema dell'Ascoli. C'è qualche problema sulla linea poi di Totò De Leonardis, andiamo a sentire il parere di Francesco Di Francesco, la stessa domanda. Francesco, ovviamente è il momento che si decide la permanenza in Serie B. È il momento del non ritorno, diciamo. C'è solo la vittoria domani con l'Entella e non diciamo nulla di nuovo, ma non solo, deve fermarsi l'Ascoli nelle prossime settimane, ma soprattutto è determinante quello che sarà capace di fare il Pescara, cioè dopo aver, e ce lo auguriamo tutti ovviamente, battuto domani l'Entella, dovrà andare a vincere a Cosenza. A Cosenza fanno discorsi completamente opposti, ovviamente sono tutti confronti diretti, e poi quello con la Reggiana. A quel punto, a 2 giornate dalla fine, ecco il calendario, vedere che cosa avranno fatto anche le altre. Però immaginare oggi, già la posizione oggi del Pescara con i 3 punti con l'Entella, arrivi a 31, agganci la Reggiana e vai a un punto dal Cosenza, e poi le ultime 4 giornate che diventano determinanti. Ma è normale che a 4 giornate dalla fine sono tutte partite da non ritorno, senza poter sperare, vediamo la prossima, potrebbe essere sempre tardi dopo. Riccardo, invece il tuo stato d'animo qual è alla vigilia di questo Tour de Force? Ma guarda, io ricalco un po' quello che ha detto Totò, sarà un campionato nel campionato, perché queste ultime 5 giornate e sono le partite decisive per noi, ma anche per loro. E credo che il mio stato d'animo è ottimista, come sono sempre stato. E devo dirti che giocare sarà importante più che altro se riusciamo a recuperare tutti i giocatori che abbiamo perso
per quanto riguarda la malattia e soprattutto come, a come rientrano e allo stato fisico e mentale cui li ritroveremo, perché giocare 5 partite così molto ravvicinate servirà una rosa lunga. Noi l'avevamo una rosa lunga, perché noi forse eravamo delle squadre in basso, quella che avevamo più giocatori a disposizione. Oggi come oggi non so con che organico potremmo affrontare questa gara rispetto a tutte le altre che affronteremo. Ecco, però colgo l'occasione, siccome ho conosciuto due bambini che giocano nel Pescara, avevano un grandissimo entusiasmo in queste partite, di salutare Michelangelo e Francesco Santovito, che sono due piccoli campioni del Pescara e che fanno una grande forza e un in bocca al lupo a tutta la squadra. E allora, prima di coinvolgere Mirko Tacco, andiamo a sentire proprio cosa ha detto l'allenatore Grassadonia oggi in conferenza stampa, in modo da avere più argomenti di discussione. Sì, la mia salute conta poco, conta oggi soprattutto per i ragazzi. Niente, io sono stato male per qualche giorno con febbre altissima e sabato a Brescia avevo ancora una febbre molto alta e quindi chiaramente tanti medicinali, la febbre che non scendeva, però insomma niente di preoccupante. Fortunatamente mi sono ripreso qualche giorno dopo e parliamo della partita di domani. Quello che voglio che passi in assoluto è che noi dobbiamo fare la partita che dobbiamo fare, quindi vincerla, e non dobbiamo assolutamente pensare ad altro, non dobbiamo assolutamente trovare tra virgolette alibi. La squadra sta bene, abbiamo lavorato anche se con difficoltà e certamente non sono stati giorni facili, però ripeto, l'unico obiettivo e l'unica linea che deve passare è quella che la squadra domani scenderà in campo e farà più del massimo per cercare di ottenere 3 punti per noi fondamentali. Sicuramente affronteremo una squadra che verrà a giocarsi la partita, una squadra che ha cambiato allenatore, che non darà certamente riferimenti, però dobbiamo giocare da Pescara e quindi sappiamo quanto è importante la partita nostra, e parlo di domani, e sappiamo che abbiamo un solo obiettivo nella testa e dobbiamo andarcelo a prendere, dobbiamo giocare con la testa, con il cuore, con le gambe, dare tutto quello che si ha e raccogliere quanto questa squadra merita per credere fortemente ancora nel raggiungimento dell'obiettivo. Mister, buon pomeriggio, Costantini di TV6. Le chiedo come ha lavorato in queste 2 settimane la squadra, vista la modalità insomma individuale, e se c'è il rischio purtroppo di vedere una squadra domani frastornata da tutti questi eventi, perché sono state 2 settimane dove ne sono successe di tutti i colori, e lavorare e preparare una partita così delicata in queste condizioni si rischia di essere un po' tra virgolette storditi da tutti questi eventi. E quanto rischio c'è di vedere una squadra frastornata domani? Non deve esserci rischio, è quello che dico alla squadra da diversi giorni, insomma dobbiamo andare oltre a tutto quello che ci è successo, che ci sta succedendo. Le difficoltà sono enormi, ma sono enormi per tutti in questo periodo, soprattutto chi ha avuto la sfortuna di incappare in questo problema Covid. E domani la squadra dovrà dare delle risposte soprattutto a se stessa e a credere fortemente ancora in queste 5 partite che ci devono portare assolutamente all'obiettivo che tutti noi abbiamo in mente. E se le dicessi tutto quello che abbiamo vissuto dovremmo stare 3 ore a fare conferenza stampa, invece noi dobbiamo andare oltre e azzerare tutte le negatività che ci sono e pensare alla partita di domani, che non sarà assolutamente facile. Basti vedere, e anche questo dicevo alla squadra, quello che è successo tra Parma e Crotone, quindi nessuno ci regalerà niente, dobbiamo essere bravi noi ad andarcelo a prendere. È arrivato lo stop nel momento migliore del Pescara secondo lei? Ma noi non abbiamo la controprova e quindi mi piace pensare che il momento migliore del Pescara inizi domani e poi magari da domani ricevere buone notizie, soprattutto da quelli che sono gli attuali positivi e soprattutto da chi è magari ancora infortunato, che speriamo di recuperarlo per il rush finale. C'è comunque un dato di fatto, Grassadonia resta sempre il più lucido nell'esaminare i vari momenti che ci sono stati
in questo periodo. Vorrei ritornare da Totò De Leonardis, vediamo che si è ripristinato il collegamento con lui. Ecco, Grassadonia sostiene andare oltre le difficoltà. Dobbiamo giocare da Pescara. Totò, quindi questa squadra, quando Andrea Costantini chiede, può essere, cioè, si può temere che la squadra abbia subito tutte queste ripercussioni? Grassadonia sostiene non deve esserci questo rischio. Sono questi i punti da focalizzare alla vigilia della partita di domani? Ah sì, credo che questo sia veramente il primo obiettivo. Io credo che, insomma, i problemi che ci potrebbero essere sono di natura fisica, cioè se questa, se la squadra in questo periodo, lungo periodo oramai, si è allenata non al meglio della condizione, si può aver subito qualcosa in questa situazione, ma sul piano credo insomma del carattere, dell'acquisita fiducia degli ultimi tempi, dovrebbe essere lo stesso Pescara che abbiamo visto prima di questa lunga sosta. Sotto questo aspetto insomma è chiaro che l'allenatore credo che il termometro ce l'abbia lui, quindi direi che bisogna avere fiducia di vedere questo tipo di squadra, cioè, soprattutto serena nella testa e comunque con la voglia che ha avuto nell'ultimo periodo. La chiave è tutta qui, cioè vedere come la squadra si ripropone. C'è l'incognita Mancini, che dovrebbe giocare titolare, lui è un reduce da questa positività, però è stato sempre in buone condizioni, si è allenato negli ultimi giorni, quindi potrebbe non risentire, almeno ce l'auguriamo. No, io in particolare me lo auguro, perché insomma sto ripetendo da tempo che insomma il giocatore come Mancini è uno di quelli che ti possono dare qualcosa in più, e del resto l'abbiamo visto nelle ultime partite. Abbiamo bisogno di giocatori con questa qualità in questo momento, che abbia la capacità anche di azzardare una giocata difficile, perché appunto in questo momento non è che puoi fare calcoli, quindi deve essere una squadra libera nella testa, anche capace anche di... Allora, siccome il collegamento continua a non essere buono con Totò Leonardi, se poi vorrei coinvolgere Mirko Taccola, che ha una lunghissima carriera alle spalle, lo sapete tutti, qui a Pescara c'è stato nel 90-91, quindi è passata una vita. Pensate, lui non so se gioca ancora, forse gioca ancora, adesso glielo chiediamo, perché sta per compiere, sentite bene, 51 anni ad agosto. Vero Mirko? 51? Sì, ringrazio il Covid, è lui che mi ha fatto smettere. Ah, hai smesso. Senti, come ci si pone in una situazione del genere? Però, come diceva il grande Califano, non esclude il ritorno. Bravo, bravo, mai mollare, Mirko. Allora, un giocatore, cioè, in 14 giorni deve affrontare 5 partite. Io non so se tu hai mai vissuto un'esperienza simile, sicuramente hai vissuto stagioni difficili, tu sei stato sempre un grande lottatore, ma cosa prevale in questo momento per un calciatore? Ma adesso innanzitutto la capacità della squadra deve essere quella di pensare partita per partita. Ovviamente i risultati che arriveranno, tutti ci auguriamo siano positivi già dalla prossima con l'Entella, ti daranno poi la forza di affrontare anche tutto il resto. Il Pescara ha bisogno di vittorie, adesso i pareggi non servono più a niente, il Pescara deve vincere probabilmente quasi tutte le partite. È un'impresa, è inutile negarlo, è giusto essere ottimisti, però bisogna anche essere realisti, è un'impresa titanica, però i numeri danno ancora il Pescara in vita, quindi finché si è in vita è giusto crederci fino alla fine, però ci vorrà veramente una coesione di gruppo, un'unione di intenti importante per fare un'impresa di questo genere.
Tu, Mirko, hai indossato maglie gloriose, oltre a quelle del Pisa, ricordiamo l'Inter, Lucchese, Palermo, Napoli, Cagliari. Ti sei mai trovato, anzi sicuramente, perché in una lunga carriera si passano momenti belli e momenti più difficili, ti sei mai trovato in una situazione di salvezza quasi proibitiva e poi ce l'hai fatta? Ma io non so se ti ricordi, ho giocato nel Potenza che è stato retrocesso d'ufficio, tra l'altro c'era anche il Pescara nel girone del Potenza quell'anno lì. Noi abbiamo giocato 6 mesi da retrocessi, però sul campo ci siamo salvati. E, ripeto, siccome le ho vissute queste esperienze, l'ho vissuta a Pagani, l'ho vissuta a Potenza, a Sora, sono situazioni difficili dove il gruppo diventa determinante. È il gruppo che si salva, è l'unità che c'è dentro. Cerezzolino Capuano, mi dice anche Andrea Costantini. Capuano è l'allenatore. Assolutamente, sì, lui è stato di quelle salvezze il promotore, perché con un altro allenatore probabilmente non ci saremmo riusciti. Invece ecco, lui in questi casi ci si affida all'allenatore, cioè si segue tutto quello che viene detto giorno per giorno, momento per momento. Enrico, in questi casi il giocatore deve fare quello che è il protocollo, perché non può divagare dal protocollo in questa situazione. Ci sono altre situazioni nelle quali uno può magari dire vabbè, no, adesso c'è da seguire l'allenatore, c'è da aiutare i compagni, c'è da portare positività dentro lo spogliatoio e dentro al campo, e c'è da sudare la maglietta, da sputare il sangue, come si dice. Cioè io non posso pensare che la prossima partita con l'Entella il Pescara non possa far risultato. Queste sono partite che uno deve vincere, perdonami l'aggettivo, ma deve vincerla di prepotenza, cioè non esiste, devono andare in campo e vincerla di prepotenza. Dopo l'Entella poi si guarda la classifica e si cominciano a fare due conti. Però adesso, in questo momento, il giocatore deve essere il soldatino preciso che segue l'allenatore e che fa quello che deve fare, perché non c'è modo e maniera di divagare adesso. Cioè è una situazione critica, forse al di là del critico. Quindi tutti devono pensare a una salvezza che è possibile. Senti Mirko, che idea ti sei fatto di questa squadra e delle problematiche che ha avuto? Certo, il discorso è molto ampio, sintetizzarlo è anche difficile, però questo è il secondo anno consecutivo che Pescara vive campionati negativi. Lo scorso anno il salvataggio sul rigore all'ultimo secondo, all'ultimo momento, ora quest'anno si pensava a una situazione diversa, invece ci si ritrova ancora insabbiati, in sabbie mobili, ma molto mobili. Siamo a 5 giornate dalla fine, come dici tu bisogna essere realisti, poi bisogna sperare anche nei passi falsi delle altre squadre, in particolare dell'Ascoli. Che percentuale dai tu di possibilità? Ma io ti devo dire la verità, le percentuali sono basse, ma questo non conta. Cioè, quelli sono numeri. Ripeto, il Pescara comunque ha, anche se minima, una percentuale di salvezza e quindi deve puntare, deve fare all-in su quella piccola percentuale il Pescara, cioè deve crederci a prescindere dal 10, il 15, il 20, il 30%, il 50%, quelli sono numeri. Quello che conta è quello che hanno dentro i calciatori, che hanno dentro la mente, che hanno dentro soprattutto il cuore, perché adesso ci vuole cuore, ci vuole personalità. Scendere in campo non è semplice quando devi vincere per forza e hai tantissime pressioni addosso, quindi ci vuole anche chi il gruppo, diciamo, lo guida,
Ecco, invece in sintesi, secondo te perché si è arrivati in questa situazione? È difficile dirlo. Sicuramente tutti i cambi di allenatore che ci sono stati non hanno giovato, e poi non hanno poi, se non in questo, in queste ultime settimane, non hanno dato l'esito sperato, quindi probabilmente, non lo so, la vedo da fuori, forse non era quello il problema. La squadra mi sembra comunque qualitativamente all'altezza, non sicuramente da quella classifica, quindi vederle da fuori le problematiche di uno spogliatoio è sempre difficile. Non mi azzardo alla ricerca di questo, ecco. Però ripeto, oramai quel che è stato, cioè è inutile pensare a quello che è stato. Ora bisogna pensare a queste 5 partite e tirar fuori da queste 5 partite il massimo. Totò, magari ad averne di giocatori come Tacola che in campo dava tutto, poi forza fisica, tanta volontà, organizzazione, impegno, no? Doti che non abbiamo sempre visto nei giocatori di oggi, no? Ma guarda, tra l'altro Mirko, ciao Mirko, dai, ti saluto. Ciao, carissimo. Ci vediamo quasi tutti i giorni. Ma... No, dopo averlo visto... Anche stasera. Esatto, l'ho visto lungo la Riviera e vi garantisco che il fisico è quello del 90-91. Insomma, potrebbe veramente giocare ancora. Beato lui. A vedere. No, appunto, voglio dire, tra l'altro... Insomma, lui la stagione vissuta a Pescara non fu una stagione facile, anche quella, insomma, ci fu alla fine una salvezza nelle ultime partite, insomma, la famosa partita di Foggia, più o meno. Come te la ricordi quella tua prima esperienza, che tra l'altro, anche se è stata una sola stagione, hai lasciato il segno anche a Pescara, voglio dire, insomma, a distanza di tanti anni. Per me fu un inizio bellissimo, perché onestamente con Mazzone ero titolare e giocavo con grande continuità. Poi l'arrivo di Galeone purtroppo mi penalizzò un po', nel senso che lui puntò sui giocatori più esperti, visto la difficoltà del momento, e io finii un po' tra virgolette nel dimenticatoio. Però comunque fu un'esperienza importante che porto con me. Ecco, poi tra l'altro qui ho trovato moglie, ho trovato una famiglia, sono cresciuti i miei figli, tutt'oggi ci vivo e ci lavoro, quindi cioè, Pescara per me è casa. E poi in Abruzzo ricordiamo anche l'altra esperienza, quella di Lanciano. Sì, sicuramente quella è stata, soprattutto il primo anno, fu un anno fantastico. Al primo anno di C1 c'entrammo i playoff con quella partita a Lanciano contro il Giulianova. Fu un'annata stupenda, un gruppo fantastico, allenatore eccezionale, Castori, un presidente indescrivibile, Angelucci, insomma c'erano tutti i presupposti per fare bene, e infatti facemmo bene. Bene Mirko, noi ti ringraziamo per questo contributo che ci hai dato, speriamo che la squadra segua un po' il tuo consiglio, perché arriva da un giocatore di esperienza, un giocatore che ha dimostrato tanta serietà professionale, che è la prima cosa, non si nota in tutti i calciatori di oggi, e poi la professionalità, ripeto, dimostrata in tanti tanti anni. Grazie ancora Mirko per questo intervento. Grazie Mirko. Grazie. Andrea, intanto ci dai le novità di formazione dell'allenamento di oggi? Ricordiamo Seter negativo al primo tampone, no? Sì, assolutamente sì, serve ora un ulteriore tampone di negatività per farlo uscire dallo stato di isolamento, per poter tornare ad allenarsi in gruppo ed essere quindi a disposizione per Cosenza. Dunque, per quanto riguarda la partita di domani, non ce la fa Sorensen, che è convocato, ma Grassadonia ha escluso il suo impiego. Giocherà Gut, però occhio anche a Volta, perché insomma Grassadonia lo ha provato al fianco di Scognamiglio, è un giocatore
giocatore di grande esperienza e magari in corso d'opera potrà essere utile. C'è qualche dubbio in un centrocampo dove i giocatori sono un po' contati, però c'è il recupero di Rigoni, riteniamo che Valdifiori partirà titolare, De Sena ha recuperato, stringerà i denti e ci sarà lui e dovrebbe giocare Macin. Occhio però a Rigoni che potrebbe essere utile sia in cabina di regia sia come mezzala. Maestro non sta granché bene e dunque dovrebbe partire dalla panchina ed è regolarmente convocato. Per quanto riguarda l'attacco, Odgaard in netto vantaggio su Giannetti per il ruolo di centravanti, Galano è recuperato dopo il problema alla caviglia di Monza e quindi giocherà a destra, a sinistra ci sarà Capone, questo dovrebbe essere l'11 di Grassadonia. Ecco, chiedo agli amici ancora collegati, a parte Macin che rientra, è Busellato l'assenza più pesante, Francesco? Beh, direi di sì, perché è stato uno dei giocatori più continui. Per fortuna c'è questo recupero di Lazio intanto. Ok. Per fortuna c'è stato questo recupero di De Sena, che magari non sarà al meglio della condizione, ma che ultimamente è stato il trecinatore della squadra, tra l'altro autore di 3 gol. Però queste, come diceva Taccola, sono partite che si vivono, si vincono e si devono vincere con altre qualità, perché adesso il gioco, la disposizione tattica, l'attenzione, sono tutte cose importanti, ma è più determinante la determinazione, la totale voglia di vincere, l'abnegazione, la cattiveria, la rabbia che magari ha anche l'avversario, però tu devi essere bravo ad averne di più. E mi riferisco non solo alla partita con l'Entella, ma poi anche a quella di Cosenza e Reggiana. Per adesso ovviamente fermiamoci a quella di domani, una partita da non ritorno, non scherziamo. Domani non ci sono attenuanti, non c'è nemmeno una fantasiosa. Domani Pescara deve solo ed esclusivamente vincere. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa su Busellato che mancherà? Guarda, Busellato è un giocatore quest'anno che ha dato soprattutto nella parte finale un grandissimo miglior rendimento ed era diventato un titolare inamovibile in Grassadonia e questa è una perdita importante. Però sono partite dove, al di là dei giocatori, quello che dice Francesco è vero, vale tutto, nel senso che devono andare in campo con la voglia e quella rabbia che mi è piaciuto prima quando Mirko Tacco l'ha detto, sono partite che non puoi perdere, tu devi andare in campo con la voglia di asfaltare l'avversario. Ecco, credo che sia l'arma vincente quella per domani, tutto il resto sono chiacchiere. Sì, Andrea. Correzione perché tramite VAR gol annullato a Lazzari, dunque si resta 1-0 all'Olimpico. Andiamo in pubblicità, torno in studio tra qualche istante, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio,
Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:38 minuti, rientriamo in diretta dallo studio centrale TV6. Allora Andrea, ci confermi, è finito il primo tempo sì. Tra Lazio e Milan? Lazio-Milan 1-0, rete di Correa, questo è il parziale alla fine del primo tempo. Ecco, ci sono nuovi amici collegati, oltre sempre a Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco. Vedo Carlo Mammarella, difensore della Ternana. Buonasera Carlo, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Saluto anche il collega Stefano Buda. Buonasera Stefano. Come Ciao, stai? Buonasera a tutti. Allora, Carlo Mammarella l'abbiamo coinvolto perché lui ha una lunga carriera alle spalle, è un pescarese, anzi lui ha esordito proprio con il Pescara di Voiaconi, una presenza credo in quella stagione 2001-2002, poi ha vinto tantissimo, ha vinto anche quest'anno con la Ternana, agosto compirà 39 anni, ma se lo vedete è ancora un ragazzino. Allora, Carlo, ti abbiamo coinvolto perché tu hai giocato con Grassadonia alla Pro Vercelli nella stagione 2017-2018, non fu un anno fortunato, però Grassadonia lì ha lasciato un buon ricordo. Ecco, il tuo invece di ricordo di Grassadonia qual è? Sì, un ricordo importante, no? Ma non solo da parte mia, da parte di tutta quella rosa che si è portato negli anni dietro gli insegnamenti, ecco, di un allenatore che secondo me gli manca magari quello step, quell'ultimo step per poter veramente dimostrare il suo valore. So che magari con il passare degli anni ha limato qualche piccolo difetto che magari poteva avere, guardo tuttora magari anche le partite del Pescara e quindi riconosco che qualcosina
ha cambiato, ma è uno di quelli a cui piace insegnare calcio. Magari negli ultimi anni non ha scelto delle situazioni diciamo che facili, sì, perché magari Foggia per via della società, ma anche quando è venuto a Vercelli, comunque il nostro obiettivo era sempre quello di salvarci all'ultima giornata. E ci fu un esonero a gennaio dove lui per 5 partite fu fuori da essere il nostro allenatore, e magari poi quelle 5 partite sono quelle che facemmo 5 sconfitte con il nuovo mister, magari quelle 5 partite furono determinanti, ecco. Però è uno di quelli che ti lascia veramente qualcosa, sia dal punto di vista umano, perché è una persona eccezionale. Ecco, come è un tecnico che non specula mai sul risultato, un tecnico molto propositivo. Qualche anno fa veniva considerato, ecco, l'erede di Zeman, e come dicevi tu, nel corso degli anni ha limato un po' il suo pensiero. Però si vede, ad esempio, qui a Pescara si vedeva all'inizio che soffriva, perché doveva prima correggere qualcosa in fase difensiva, poi alla fine il 4-3-3 è spuntato, no? Sì, ma sai, i suoi concetti comunque ci vuole tempo per poterli assimilare. Io mi ricordo l'anno a Vercelli. È un allenatore da prendere in estate. Ma quello sicuramente, da sposare a inizio stagione, dove ha magari quel mese e mezzo, quei 2 mesi, con alcuni giocatori che comunque conoscono il suo credo calcistico, perché poi quei giocatori aiutano l'intera rosa a muoversi come lui vuole, a muovere la palla come lui vuole, magari con questi, ecco, con questi ingredienti sicuramente potrebbe fare un buonissimo campionato, ecco. Ecco, nelle ultime partite, soprattutto la vittoria con il Pisa, i pareggi di Monza e Brescia, risultati importanti, ci hanno fatto capire che lui ama questo sistema di gioco, forse non ha negli elementi offensivi le caratteristiche giuste, però il segno è sempre quello, no? Sì, sì. Ma io ricordo, poi sai, quando passi dall'altra parte non è mai facile, no? Perché magari hai un'idea di calcio propositiva, ma poi ti devi comunque confrontare con un campionato difficile, qual è quello della Serie B, e quindi sai che non puoi lasciare spazi, sai che devi lavorare con la linea difensiva, e quindi magari devi rivedere quelle che sono le tue idee fuori dal rettangolo di gioco. Però mi ricordo, ecco, in quell'annata in particolare, che lui per adattarsi a quello che era l'inizio, la sua prima stagione in Serie B, per qualche partita ci mettemmo 3-5-2 e non facevamo grandissime cose. Nel momento in cui cambiò, mise la difesa a 4, i 3 attaccanti davanti, la musica cambiò, e sembra che all'improvviso anche la squadra ritrovava tutti quei meccanismi che provavamo, ecco, da un mese, da 2 mesi, ce li siamo trovati così all'improvviso. Questo è stato un po', ecco, quello che ricordo con più piacere. Tutti sostengono che è un martello, un grande lavoratore, doppie sedute, video, cioè il lavoro è alla base questo è alla base, diciamo, del suo modo di fare calcio e di vedere calcio. È normale che quando entri in una situazione come quella di Pescara, in cui lui ha accettato, sai, devi capire magari la squadra anche come mentalmente, perché magari rischi anche di appesantirla maggiormente, e quindi ecco, io l'ho sentito quando è arrivato a Pescara con un messaggio, poi ci siamo sentiti un paio di volte, ho seguito le partite con l'occhio di chi lo conosceva, per cercare di rivedere quelli che erano i suoi insegnamenti, mettiamola così. Cosa gli è mancato secondo te a livello tattico, come caratteristica, qualche elemento? Ad esempio, gli è mancato un Mammarella, non perché adesso no più no, offensivo. Ma sicuramente devo dire che sotto tanti punti di vista il Pescara non è stata una stagione fortunata, vuoi per gli infortuni, vuoi per il Covid, vuoi per i vari moduli che sono stati cambiati, quindi, e gli allenatori che sono arrivati, quindi si fa fatica poi quando entri in quel vortice. E in più io ho la mia idea, tra virgolette, sul Pescara che porto avanti, ma nel senso che
quando nasci comunque con una squadra che sia caratterialmente è costruita comunque per lottare per la retrocessione, perché sai che ti devi salvare la penultima, all'ultima, fino all'ultimo minuto, l'atteggiamento è comunque diverso. Quando comunque sei a Pescara, e sappiamo tutti la storia del Pescara, quindi partire con il bel gioco, giocatori comunque importanti per la categoria, anche il lavoro degli allenatori, ma sicuramente Rico, sicuramente ti condiziona, perché di fronte non hai secondo me quella predisposizione a quella sofferenza tra virgolette calcistica, mettiamola così, che poi ti permette di venire fuori, ecco, magari da queste situazioni. Ecco, ora inizia un mini torneo, perché per il Pescara sono 5 partite, per le altre 4 gare. Cosa cambia a livello psicologico, a livello fisico? È vero che il Pescara poi ha vissuto una situazione ancora più particolare, perché ha subito in questa pandemia più di altre squadre. Ma sai, in questo mini torneo il Pescara è chiamato a raccogliere il massimo. Credo che non, in questa situazione non è che si possano fare tanti calcoli. Non dico essere spregiudicati al massimo, ma sicuramente le partite bisogna vincerle, ecco, se ti vuoi salvare alla fine le partite bisogna vincerle, quindi la differenza la farà quella, la voglia comunque di vincere ogni singola partita, e secondo me ragionare anche alla singola partita, quindi sì. Entella adesso l'obiettivo è quello, quindi mettere davanti a tutto la partita con l'Entella, basta. Non so se qualche amico si vuole agganciare ai discorsi che faceva Mammarella, intanto credo che sia... No, sì, Francesco. Sì, a Mammarella volevo chiedere intanto complimenti per il campionato stravinto, dominato. Grazie. Ci possono essere secondo te delle similitudini tra per esempio l'esperienza che tu hai avuto a Lanciano anche in altre piazze e questa di Terni? Perché sì, è vero che la Ternana era formata, perché ancora non finisce il campionato, da giocatori di alto livello e di spessore tecnico, senza fare nomi, e soprattutto da giocatori esperti, però è anche una squadra che ha giocato per un'intera stagione allo stesso livello, giocando sempre molto bene, con una predisposizione al gioco proprio offensivo, quindi forse perché Lucarelli è stato un grande attaccante, ma queste sono qualità che si hanno, ma si possono migliorare proprio anche con il lavoro. E se c'è qualche, secondo te, similitudine con altre esperienze? Noi venivamo dall'anno scorso, dove magari 8/11 della squadra titolare di quest'anno eravamo quelli dell'anno scorso, quindi poter fare un campionato del genere magari era impensabile, però il mister è stato bravo, perché è stato un martello dall'inizio, è come se avesse risvegliato in ognuno di noi quella parte, diciamo, spenta dalla delusione dei playoff che eravamo usciti col Bari l'anno precedente, ed è riuscito a fare questa cosa, tra virgolette, risvegliare l'animo di ogni singolo giocatore. Poi ci ha dato, tra virgolette, poche quello che in questo momento, scusami, è quello che in questo momento serve a Pescara. Sì, risvegliare, ecco, l'animo, un po' quello che ho detto prima, no? Quando ti trovi in quelle situazioni sai che devi cercare di tirar fuori quel qualcosa in più, che non è magari, come si dice sempre, la cattiveria, ma sono veramente qualcosa che viene dal profondo del cuore, capire, isolarsi anche, e quindi, perché sono solo loro che ne possono uscire, soprattutto oggi in questa situazione dove non hai il supporto del pubblico, dove gli stadi sono vuoti, e se non vai alla ricerca di quelle motivazioni diventa difficile. A proposito di supporto, supporter, oggi ha riaperto, quindi un saluto a Donato Di Campli. Buonasera Donato, è collegato buonasera con noi. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Donato. Devo chiamarti sindaco, presidente, come devo chiamarti Donato? Sindaco. Donato, basta Donato. Dopo veniamo da te, fammi chiudere con Carlo Mammarella, che ovviamente saluti con grandi... Affetto. Ricordi, no?
Ma sì. mi sembrava ovvio scontato. Grande Donato. Allora, Carlo, campionato vinto, ti auguro ovviamente la salvezza del Pescara, sia perché sei pescarese, sia perché c'è Grassadonia. E nel tuo futuro cosa c'è? Ci stai pensando? Un altro campionato di B, sei pronto ad affrontarlo? Non lo so, perché dico sempre che i dolori purtroppo la sera li porto io a casa e la mattina quando scendo dal letto aumentano sempre di più, quindi valutiamo bene. So che a fianco ho una società che mi ha messo veramente a disposizione tutto, quindi una libera scelta per quello che può essere il mio futuro. Ci ragionerò con calma, ecco, e poi farò la scelta giusta. Verrai a Pescara a salutare Grassadonia ora che hai più tempo, quando finirà domenica il campionato? Beh, mi piacerebbe magari stappare una bottiglia a cena con lui, perché veramente lo ritengo una di quelle persone nel calcio che mi ha lasciato qualcosa dentro, ecco. Carlo, noi ti ringraziamo tantissimo per questo contributo, ovviamente ancora grazie, un saluto a tutti. Campionato vinto. E un saluto da tutti gli altri amici. Grazie. Andiamo in grazie. Pubblicità, poi ripartiremo con Donato Di Campli, con Stefano Buda e gli altri amici. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
21:57 minuti, ancora in diretta dallo studio centrale di TV6. Andrea, aggiornamenti su Lazio Milan? Stiamo valutando, stiamo vedendo, perché la Lazio avrebbe raddoppiato anche questa volta, ma ancora una volta viene coinvolto il VAR. Vediamo. Allora, aggiornaci. Intanto, sì. Per quanto riguarda la lista dei convocati del Pescara, ricordiamo chi è assente, a parte quelli del Covid, quindi Bocchetti, Enrico, è stato convocato. Allora, gol convalidato, quindi Lazio Milan 2-0. Per quanto riguarda la lista dei convocati, praticamente tutti i giocatori che sono a disposizione, che sono negativi, sono presenti, tranne che gli infortunati di lunga data, e ci riferiamo ai vari Balzano e Memuscè che sono stati operati, Tabanelli che chiaramente non c'è. Spicca anche l'assenza di Mirko Drudi, che veniva dato in fase di recupero, magari era considerato in dubbio fino ad alcuni giorni fa, è un po' a sorpresa, non è presente. Ecco, dobbiamo cercare di capire se questa esclusione sia dettata da effettivi problemi fisici o se c'è dell'altro, magari un provvedimento disciplinare. Allora, riparto con l'agente FIFA Donato Di Campli, con Stefano Buda. Allora, Donato, oggi intanto finalmente avete rivisto un po' il sole con la riapertura, no, delle varie attività, e questa è la notizia più bella per te, credo. Sì, vabbè, sapete tutti che mi sono concentrato un po' sulle attività turistiche. È chiaro che abbiamo rivisto un po' il sole, però non è sufficiente. Non è sufficiente perché il coprifuoco alle 10 è un atto illiberale, secondo noi, che ci mette tutto in difficoltà. Ora speriamo che le cose, siamo chiusi da tanto tempo, è giusto ricominciare e dare, vedere la luce in fondo al tunnel, questa è la cosa più importante. Raccogliamo il tuo pensiero, anche se questa non è la trasmissione dove possiamo aiutarti, perché parliamo... No, parliamo del Pescara, dai! Ecco, bravo. Poi ti farò anche una domanda sul personale. Donato, siamo arrivati al momento della verità di questa stagione. La squadra con Grassadonia dovrà compiere un autentico miracolo, no? Sì, però ci potrebbero essere tutti i presupposti per fare questo miracolo. Abbiamo tanti scontri diretti, bisogna non fallirli. Ora è mos tua vita mea, bisogna dare quel qualcosa in più per arrivare all'obiettivo della salvezza, che assolutamente non escludo. C'è questo pericolo delle 5 lunghezze tra Ascoli e le altre squadre, molto dipende anche dal rendimento dell'Ascoli, che è vero ha un impegno sabato con l'Empoli, però se continua a macinare l'Ascoli va via. Sì, però ecco, dipende anche dall'impegno dell'Empoli, chiaramente non potrà regalare nulla, anche perché sta lottando per tornare in Serie A, e alla stessa stregua il Pescara non può assolutamente lasciare punti, deve assolutamente vincere per alimentare questa fiamma importante che Grassadonia è riuscita a tenere bella viva. Chi paga di più il prezzo di quanto è accaduto nell'ultimo periodo con il Covid? Il Pescara che lo ha subito o le altre squadre che si sono fermate dopo un momento positivo? Ci riferiamo proprio all'Ascoli in questo senso. Ma io credo che a pagare di più sia il Pescara, perché con tutti questi atleti che non si sono potuti allenare, poi ricordiamo che il Pescara stava attraversando anche un ottimo momento di forma, ne hanno dato una serie di risultati importanti. Non conosco le attuali condizioni fisiche dei ragazzi, ma sono sicuro che
qualcosa si pagherà, perché avendo tutti questi giocatori che sono stati colpiti, necessariamente pagheranno fisicamente. Mi auguro di no assolutamente, però oggettivamente è così la mia valutazione. E d'accordo Stefano, Buda e il Pescara, la squadra che potrebbe pagare di più il prezzo, almeno sotto il profilo atletico, sotto l'aspetto fisico? Il rischio ovviamente è esattamente questo, nel senso che è l'unica squadra tra quelle che si sono, tutte quelle che si sono fermate, che non ha avuto la possibilità di svolgere degli allenamenti collettivi. Il Pescara stesso era, insomma, aveva inanellato una buona serie, insomma, dei risultati importanti, era una fase di ascesa, veniva da una doppia trasferta molto impegnativa della quale era uscita bene, quindi in teoria c'era quella rincorsa che si poteva prendere per fare questo finale di campionato, insomma, con il coltello tra i denti. Stando così le cose, tutto è ancora più complicato. Poi, per come si è configurata la situazione, anche appunto, come dicevi tu poco fa, Enrico, la situazione dell'Ascoli che rischia davvero di andare in fuga, diciamo che la situazione è oggettivamente disperata. Io direi che siamo in un momento in cui è l'ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione, andando a sintetizzare, perché poi bisognerà fino alla fine provarci, bisognerà vincere innanzitutto questa finale che se non si portano a casa i tre punti in questa occasione davvero il discorso è pressoché chiuso. E poi, ecco, la partita più difficile, si dice sempre, è la prossima, quindi questa con l'Entella, ma a questo punto non ci sono più proprio appelli, credo, perché si arriva da una lunga sosta, perché c'è la pressione di affrontare l'ultimo in classifica che ha quasi più nulla da perdere, perché vincere è fondamentale, ma potrebbe anche non essere assolutamente sufficiente poi nell'economia delle ultime cinque partite. Però domani gioca solo il Pescara, quindi domani partita, se il Pescara vince, scusami Stefano, forse non ci ascolti, vincere domani significa andare a 31 punti, quindi raggiungere la Reggiana, un punto dal Cosenza, già è una situazione, certo, a livello psicologico un po' diversa da oggi. Certamente, anche se però poi bisogna fare anche il ragionamento sui grandi numeri. Una squadra che in 33 partite ne ha vinte solo 6, insomma, nelle ultime 5 pensare che ne vinca 4 tutte insieme, insomma, almeno 4. Mettiamo a pensare a tutte le partite. Diventa complicato. Diventa complicato. Donato Di Campi non c'è più? No. Sì, io ci sono. Allora, eccoti, sì, non ti vedevo, scusami Donato. Dicevo, domani è importante perché si riparte. Una volta, come tutti ci auguriamo, conquistati i tre punti, si ritorna ad un livello, non dico di grande fiducia, ma con una prospettiva sicuramente diversa. Considerando anche se l'Ascoli non dovesse vincere con l'Empoli, no, addirittura se perdesse con l'Ascoli. L'Ascoli sabato, quando il Pescara avrà la trasferta di Cosenza domani sera. Sì, stavo dicendo così, è un puzzle in questo momento di risultati che devono andare al loro posto, mi sembra scontato, però è chiaro che il Pescara non può compiere passi falsi. Il primo domani contro l'Entella, c'è soltanto un risultato, la vittoria, che si vuole alimentare questa speranza di salvezza. Donato, sul lavoro di Grassadonia cosa ti senti di dire? Ma sicuramente ha ricompattato uno spogliatoio, ha fatto delle scelte importanti, ha responsabilizzato alcuni uomini fondamentali e ha cercato di trovare quella benzina che probabilmente a molti giocatori avevano dilapidato. Vorrei chiedere agli amici collegati dall'inizio, Totò, riparto da te, Totò, e poi sento anche Riccardo e Francesco. Ma domani chi è più importante? Il De Sena, che è un po' il sostenitore della squadra, il Macin che rientra ed è l'elemento che può accendersi, il Galano che dovrebbe sbloccarsi? Chi è l'uomo determinante domani? Totò? Ma non so se mi senti, perché vedo che... No, ti sentiamo, non ti vediamo. Abbiamo problemi. Esatto, sì, non vedo nemmeno io, no.
Eccolo. Non bagno più la luce. Ecco. Adesso ti vedi? Sì, però mi vedo? Andiamo da Riccardo. Sistemiamo il collegamento con Totò De Leonardis. Riccardo. Ma guarda, per quello che abbiamo visto fino adesso, De Sena è il giocatore fondamentale di questa squadra. È il giocatore che lotta, che trasmette forza, che trasmette anche tranquillità, che è offensivo, che difende. È un giocatore che fa più di un ruolo in campo. Ha preso in mano questa squadra e tutte le partite dove abbiamo fatto un buon gioco lui era in mezzo al campo, quindi credo che sia veramente una componente importante. Poi devo dire che il recupero di Machine è un giocatore, come aveva detto una volta Donato, che ha dei piedi formidabili. Se lui con la testa riesce a entrare in partita e con Galano, sono quei giocatori che possono saltare l'uomo. Vabbè, li hai citati tutti, ce n'è uno però. No, De Sena. Okay. L'ho detto, De Sena. Francesco? Ma mi verrebbe da dire, Enrico, di andare un pochettino controcorrente alla tua domanda. Non c'è domani un solo giocatore determinante. È determinante la squadra. Perché è vero che De Sena era quello più in forma, peccato per questo Covid, per questi problemi che ha avuto. No, attenzione, De Sena non ha avuto il Covid, De Sena ha avuto sbagliato, sì, per i problemi che ha avuto, però domani non è un solo giocatore, domani si deve tornare determinante Galano, Machine, come diceva Riccardo, non solo con i piedi, ma con la testa e tutta la squadra, perché domani è la partita che vale per quattro, perché domani giochi solo tu, puoi recuperare tre punti ed è vero che poi ci sarà da vincere ancora, però intanto una partita alla volta si può giocare. Noi diciamo, me ne gioco tutti e cinque insieme, una ne può giocare, e se vinci domani si aprono prospettive completamente diverse. Poi lo sappiamo che il Pescara è condannato a vincere sempre, ma anche il Cosenza è condannato, anche la Reggiana, quindi la pressione è su tutte, ma domani è una partita nella quale deve vincere la squadra. Non sono, secondo me non sono ammessi errori, che poi da Busella, da De Sena uno si aspetta di nuovo una grande prestazione, magari la giocata di Galano, di Machin, questo è un altro discorso ed è realistico. Vediamo se riusciamo a pizzicare Totò De Leonardis. Totò, chi sarà decisivo domani? Ci provo? Sì. Ma guarda, più che decisivo, credo, come se parliamo del giocatore più importante in questo momento, credo che sia De Sena, per quello che rappresenta, per come ha dimostrato di rappresentare all'interno di questa squadra, cioè la rinascita di questa squadra, credo che c'entri molto proprio quello che è stato De Sena per questa squadra. Poi al di là di tutto, poi il giocatore più importante lo vedremo, però credo che questa squadra abbia bisogno di quello spirito, soprattutto di quella capacità che ha dimostrato, soprattutto grazie a De Sena, perché credo che sia lui il giocatore più importante in questo momento. Credo, vabbè, io lo vedo come arrivati, capitano, ci siamo arrivati a capire il pensiero. Stefano, ti chiedo invece su Grassadone, perché è un bel po' che non ci sentiamo, quindi la tua valutazione sul suo lavoro? Ma io insomma ritengo che abbia fatto un ottimo lavoro. Certo, ci è voluto anche per lui il tempo diciamo per incidere poi sulla squadra, però se noi prendessimo in esame diciamo l'ultima fase, che è quella diciamo un po' successiva al rodaggio, insomma il Pescara oggi come oggi, se insomma si potessero riazzerare i giochi, probabilmente sarebbe una squadra che potrebbe giocarsela un po' con tutti, sarebbe una squadra direi da metà classifica. Quindi se andassimo ad analizzare un po' l'arco delle tre gestioni, insomma probabilmente è quella migliore, quella che ha anche fatto vedere qualcosa di più sul piano della personalità, sul piano della proposta di gioco, anche insomma non si vedeva appunto una squadra che riuscisse diciamo a creare e ad imbastire delle trame di gioco che fossero degne di questo nome ormai da diversi mesi, insomma prima del suo avvento e prima che riuscisse a incidere sulla squadra. Quindi oggettivamente credo che
abbia fatto un buon lavoro, considerando anche il, diciamo, il suo arrivo con una situazione già piuttosto critica, in un clima, in uno spogliatoio, diciamo, a pezzi, in un contesto di squadra sicuramente non semplice, insomma. Donato Di Campli, da uomo di calcio, prima di buttarti forse in politica, poi ce lo dirai, da uomo di calcio, secondo te la società come sta ragionando in questo periodo? Piano A e piano B, anzi piano B o piano C? Io credo che in questo momento la società non deve pensare alle cose brutte, deve essere assolutamente positiva e pensare che il Pescara debba restare in Serie B sarebbe un peccato incredibile. Credo che il Pescara e tutto l'Abruzzo perderebbe un bene inestimabile, e quindi bisogna far capire ai giocatori quanto è importante questo bene che l'Abruzzo e il Pescara. Però già c'è stato un primo segnale del presidente Sebastiani verso Grassadonia, che potrebbe anche essere, facendo sempre i debiti scongiuri, l'allenatore in un campionato di categoria inferiore. Sì, sono prematuri. Questo si dice tutto il contrario di tutto. Si dà fiducia a Grassadonia anche perché per farlo stare tranquillo e per guidare questa squadra in maniera serena. Quindi frasi di circostanza? No, non, sono cose che si fanno anche da parte del presidente Sebastiani, che vuole continuare, da quello che mi sembra di aver capito, e soprattutto perché c'è un settore giovanile importantissimo a Pescara che deve continuare ad esistere. Sarebbe un peccato anche in caso di retrocessione abbandonare un progetto del genere. Credo comunque, io non voglio parlare di Serie C, non ci penso neanche, è troppo importante questa categoria per l'Abruzzo e per il Pescara, lo ripeto. C'è Andrea Costantini, vuole fare una domanda a Donato e una a Stefano, prego. Sì, faccio la stessa domanda a entrambi, perché oggi ho sollecitato, come abbiamo ascoltato, il tecnico Grassadonia proprio su queste due settimane che probabilmente rischiano di aver un po' stordito la squadra per tutti gli eventi che ci sono stati. Intanto li saluto entrambi, Donato e Stefano. Lui ha un po' glissato, ha detto non deve succedere che la squadra sarà frastornata, però poi il rischio c'è evidentemente, perché lo stesso Grassadonia ha aggiunto: se dovessi dire tutto quello che ci è accaduto scendendo nei dettagli in queste due settimane, sarei qui per tre ore. Dunque la squadra che tornerà in campo, ricordiamo che a oggi la ASL non ha dato l'assenso per fare gli allenamenti collettivi, si pensava ad una sorta di sconto, ma poi il provvedimento è arrivato al termine fino a questo 26 di aprile. Dunque la squadra domani potrebbe scendere in campo avendo accumulato tensione, avendo perso punti di riferimento per tutto quello che è accaduto, Donato e Stefano? Ah, sicuramente il fatto di non potersi allenare insieme è una situazione di diminuzio importantissima, però in questi momenti non si può pensare a questo, bisogna stringere tutto, cioè concentrazione, le risorse fisiche, tutto quello che di buono si ha in questo momento bisogna buttarlo in campo. Domani con l'Entella bisogna assolutamente vincere, anche perché si è di fronte a una squadra in estrema difficoltà, è esonerato l'allenatore, viene da una serie negativa di risultati, e l'Adriatico non deve essere il campo dove far risorgere l'Entella. Bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, è un modo di dire che spesso si sente dire, ma che in questo momento calza a pennello. L'unico traguardo possibile è la vittoria, non ci sono altri risultati, anche un pareggio sarebbe una sconfitta domani. Stefano?
Ma io credo che, insomma, anch'io ho sentito le parole di Grassadonia e credo che abbia, che sia stata anche una scelta comunicativa giusta, perché insomma in una situazione del genere è anche giusto, insomma, togliere, sgomberare il campo da qualsiasi tipo di possibile alibi o comunque dall'idea di mettere in qualche modo le mani avanti. Però oggettivamente il rischio è che, insomma, che la condizione con la quale la squadra scenderà in campo domani sia un grosso punto interrogativo. Sicuramente sarà stato fondamentale anche il ruolo svolto proprio da un punto di vista mentale dall'allenatore, anche nel cercare di convogliare, insomma, tutte le energie mentali, tutte le avversità alle quali ha fatto riferimento in conferenza stampa oggi, cercare di convogliarle, diciamo, in carica agonistica per una partita che è appunto una vera e propria finale, che si dovrebbe caricare da sola e che dovrebbe vedere, insomma, la squadra dare davvero tutto, anche di più, nonostante, diciamo, tutti i limiti e le difficoltà legate a una mancanza di allenamento collettivo che oggettivamente ha un peso, ha un'incidenza. Risposte flash da parte di tutti. Primi di campi ci ha detto: la società sta pensando al presente e non al futuro. È così anche per voi? Riparto da Francesco. Mi sentite? Sì, sì. Sì, io credo che comunque sia giusto che il presidente, è stato bello in quelle dichiarazioni, come garantire: io sono qui e continuerò a fare calcio in B o malauguratamente nella categoria inferiore, e quindi sta pensando al futuro, ma credo che soprattutto stia pensando a questa partita di domani. Sono sintetico: domani è l'ultima giornata di campionato, domani è l'ultima partita, e questo per giustificare anche un'eventuale prestazione non eccellente della squadra, perché se stiamo dicendo che purtroppo gli allenamenti sono stati quelli che sono stati, è naturale che domani il Pescara paghi dazio. Però poi il giocatore deve trovare altre risorse. Lo so che è facile da dire, noi che parliamo qui bello comodi e seduti, però fa parte del loro lavoro. Domani è l'ultima, devono fare questo sforzo perché è l'ultima di campionato. Se domani vinci, le altre partite avranno un significato. Se domani non dovessi vincere, e non ci vogliamo nemmeno pensare, le ultime quattro giornate diventerebbero forse un'agonia. Riccardo? Guarda, il fatto della società, se sta pensando già al futuro, secondo sì, te? Ti stavo rispondendo. Ritengo Sebastiani un uomo troppo intelligente per non aver programmato sia la permanenza in B che la discesa in C, anche perché ha dichiarato che rimarrà alla guida della società e conseguentemente avrà sicuramente fatto sia il piano A che il piano B e secondo me anche il piano C. È un imprenditore e non può farsi prendere impreparato. Sicuramente credo che lui, come tutti noi, stia pensando più al fatto che ci salviamo che rimaniamo in B, ma nella malaugurata ipotesi capiti di scendere, lui ha già sicuramente già programmato tutto, riconfermando Grassadonia a guida della squadra e facendo un piano industriale, non credo subito in un anno, ma almeno in uno o due anni sicuramente. È un mio pensiero. Sono discorsi prematuri da scongiurare, ovviamente poi sì, avremo tempo per... Ho risposto alla domanda. Sì, colpa mia, scusami. No. Totò, faccio la stessa richiesta. Pensa all'Entella, pensa a questo finale di campionato, pensa alla prossima stagione. Cosa pensa secondo te la società? Totò, ci sei? Ah sì, dice a me sì. No, ogni tanto va via la tua voce, da quindi non collegamento. La connessione questa sera ci disturba totalmente. Lo so, sono io il problema. niente, secondo me deve pensare soltanto esclusivamente e credo che pensi solo a questo finale di campionato. È assurdo pensare che stia già programmando un futuro, ma assolutamente no, voglio dire, perché credo che l'obiettivo in questo momento sia solo questo, e quindi l'obiettivo è soprattutto sulla salvezza.
Poi il resto si vedrà, voglio dire, non è una società, ma non credo che nessuno potrebbe pensare come gestire la prossima stagione, siamo del tutto fuori luogo. Stefano? Sì, no, neanche io credo che il presidente, insomma, è chiaro che tra se pensi a quello che possa succedere, insomma, abbia delle idee, abbia delle suggestioni, però insomma programmare in una condizione di incertezza, credo, di non questo genere, cioè organizzarsi, perché poi il tempo passa velocemente, non è che si sì, ma anche organizzarsi, anche la scelta di un tecnico, secondo me non è così semplicemente programmabile, cioè è vero che Grassadonia ha fatto bene in questa fase di, insomma, alla guida del Pescara, ma se male accuratamente, naturalmente non ce lo auguriamo in nessun modo, ma se male accuratamente si dovesse retrocedere, io temo che ricominciare con lo stesso allenatore, con le scorie negative di una retrocessione drammatica, insomma, sarebbe duro, al di là della valutazione positiva sull'operato del tecnico. Donato, allora, entriamo noi in politica? Bella domanda. Ha dato già la risposta Enrico, perché non ha detto no, ma mai. Bella domanda, quindi vuol dire che ci sta pensando. No, che ci sto pensando sicuramente, ma ci sto pensando. E quindi il tarlo. Scusa, no, faccio aspetta, siamo come le battute finali, sì. È derivata al fatto che. Cosa ti spinge a fare questo passo eventualmente? Stavo appunto dicendo questo, nella vita sono stato un po' fortunato guadagnando qualche soldo e questi soldi li ho investiti sul mio territorio, aprendo delle attività e dando posti di lavoro a tantissime persone. Ritengo la mia città, vivo a Lanciano e ho deciso di vivere a Lanciano la mia vita, non andando in paradisi fiscali e molta gente mi spinge a fare questo passo, però sono una persona abbastanza scomoda perché sono un decisionista, uno che non le manda a dire, e molto spesso in politica questa tattica non paga. Vedremo quello che succederà, sicuramente Lanciano ha bisogno di una sterzata immediata, bisogna mandare al diavolo tutti, come facevano i vecchi. Ricordo sempre a tutti le vecchie mamme che quando si finiva di mangiare, si diceva in dialetto, prendeva il fazzoletto sul tavolo e andavano fuori dalla porta a togliere le molliche dei pani. Del pane bisogna fare così. Donato, poi l'ultima cosa te la voglio anche chiedere, perché tu, sì, la politica, poi il calcio resta sempre il primo amore, e questo obiettivo del Lanciano Calcio come si risolve? Questo obiettivo del Lanciano Calcio al momento non si risolve, non voglio prendermi una querela proprio oggi, perché se esprimo un giudizio sugli attuali dirigenti del Lanciano rischio di prendere una querela. Dico soltanto che l'amministrazione avrebbe dovuto cacciare queste persone che sono venuti qua a gestire il calcio, che non hanno nessuna credibilità né dal punto di vista sportivo né economico. È una vergogna. Se dovessi diventare sindaco un giorno, il giorno dopo andrei a mettere il lucchetto allo stadio. Questo sicuramente. Non ci sono già i lucchetti allo stadio, sì. No, in questo momento non ci sono. Vabbè, insomma, c'è un bel da farsi a Lanciano tra politica. Meno male che non volevi dire niente. Appunto, quello che sto per dire. Ha detto che si presenta, si augura di fare il sindaco. E non voleva che chiuderà dire lo stadio, quindi. No, bravo. Ho detto solo che gli metto il lucchetto allo stadio, lo rimando io, perché è l'unica soluzione. Meno male che oggi ho visto un po' di sole. E come non dire niente, dai. Vero Donato? E meno male che hai visto un po' di sole oggi, sennò figurati come stavi. No, ecco perché sono uno scomodo, capisci Enrico? Va bene, allora ci terrai aggiornato sulle tue mosse.
Assolutamente sì. Assolutamente. Adesso speriamo che il Pescara si salvi, è il primo obiettivo. Va bene. Andrea, diamo intanto il grazie Donato per essere stato con noi, salutiamo e ti ringraziamo. Un abbraccio a tutti gli amici. Grazie. Andrea, Lazio Milan 2-0. 83esimo, sempre Lazio 2 Milan 0, poco fa palo della Lazio. Se vuoi Enrico, diciamo anche che per la partita di domani è stato designato Daniele Amabile della sezione di Vicenza, che ha diretto il Pescara due partite fa, trasferta di Monza finita 1-1, anche un'altra partita diretta in questa stagione da Amabile, trasferta di Lecce, in quel caso persa per 3-1. Diciamo anche sul fronte Lecce, Entella, Monza e l'ultima di Monza anche? Monza-Pescara sì, 1-1, quindi due partite fa Amabile aveva già diretto il Pescara e lo ritrova subito. Sul fronte Entella non sono stati convocati Nizzetto, Cuzzupias, Capello e lo squalificato Coppolaro e poi anche il secondo e terzo portiere Paroni e Balducci. Tra i convocati ci sono quattro giocatori della Primavera allenati da Volpe, che viene appunto dalla Primavera, ha convocato Andreis, Meazzi, Bruno e Tozzai. E non è escluso che o dal primo minuto o durante la partita non dia spazio a un po' di linea verde, vista la situazione di classifica ormai abbastanza compromessa. Scusa, devo fare l'ultima domanda, se non c'è altro da aggiungere. Risposte flash da parte di tutti: quale sarà il momento decisivo di questo mini torneo di 14 giorni? Francesco, risposta flash. La gara di domani. Bene, Riccardo. L'ultima giornata con la Salernitana. Perfetto, Totò. La gara di Cosenza. Chiudiamo con Stefano. Vai, di quella con la Reggiana. Non sentiamo Stefano, Stefano non ti sentiamo. Stefano, non ti sentiamo, forse devi riattivare il microfono. Anch'io avrei detto la gara di Cosenza con il presupposto che si batta l'Entella. Certo, beh sì, quella... non per dare torto agli altri, è normale che se non si vince domani cade tutto il castello, è normale che l'ultima partita di campionato è l'ultima, quindi è decisiva, però Cosenza è forse una tappa determinante. Vi ringrazio come sempre, noi ci rivedremo lunedì prossimo. Andrea, da aggiungere altro? No, no, sempre 2-0 il parziale all'Olimpico, non ci sono altre notizie. Ricordiamo Enrico, se vuoi, sì. Seter, primo tampone negativo, domani se dovesse avere un altro tampone negativo sarà fuori dall'isolamento e sarà a disposizione per Cosenza. Quindi domani mattina si rifanno i tamponi, vero? Assolutamente sì, i risultati diciamo un'ora poco più rispetto all'inizio della partita. Ricordiamo alle 13.30. 13.30 diretta stadio, piccolo break per il TG, poi riprendiamo dalle 14.15 per seguire la partita e il post gara. Stefano, grazie di cuore, perché ci risentiremo forse a fine campionato, buon lavoro con le tue attività. Grazie a Francesco Di Francesco, Riccardo Clink e Totò De Leonardis. Ciao a tutti. Speriamo lunedì prossimo di essere ancora fiduciosi. Grazie per averci scelto, grazie a Maurizio Daguì regia.